Come avrete notato in questi giorni faccio video diversi, non parlo di quelle che sono le mie competenze classiche, alimentazione, integrazione, allenamento, anti-aging e ricerca, ma cerco di fare qualcosa un po' più motivazionale, considerando il fatto che molti di voi sono in una condizione di forte depressione. È vero, sì, è successo qualcosa di incontrollabile, ci hanno chiuso le aziende, non possiamo uscire, anch'io sono qua a casa. Agli arresti domiciliari come voi, naturalmente, e mi devo gestire la cosa in maniera diversa. Però pensate, non pensate di essere delle vittime. Nel momento in cui entrate in una modalità vittima, tutto vi è contro. In realtà la vita, molto, molto spesso, non è contro di voi, ma è per voi. Tutto ciò che ci succede fondamentalmente serve per farci riflettere su routine che avevamo precedentemente o cose che stavamo facendo e eventualmente anche migliorarle. Se usciamo dall'idea di essere delle vittime e pensiamo a come non solo sopravvivere nella nuova situazione, ma addirittura goderne, nel senso di trovare delle nuove soluzioni che poi implementate in questa situazione e continuate successivamente ci porteranno probabilmente a migliorare ulteriormente quelle che erano cose che già noi facevamo, semplicemente le dobbiamo fare in una maniera diversa. E questo tipo di situazione, questa crisi importante, ci obbliga in qualche modo a guardarci dentro e a cambiare le nostre abitudini. Cambiare le abitudini non è sempre sbagliato, tendiamo a essere conservatori, perché la routine, le cose che conosciamo ci fanno in qualche modo star bene, anche quando le cose che conosciamo e che ci fanno star bene in realtà non ci fanno veramente star bene, ma semplicemente le facciamo per abitudine. Quindi uno scossone a volte ci porta a fare delle cose nuove che nel lungo periodo diventano cose che miglioreranno la nostra vita. Quindi smettiamola di fare le vittime e incominciamo ad accettare la nuova situazione. Nel momento in cui accettiamo una nuova situazione, vedrete che incominciano a venire fuori nuove idee di come muoverci, di cosa fare, di come gestire la nuova situazione e di come impostare quello che verrà successivamente. Perché ragazzi, prima o poi questa situazione finirà. Come tutte le cose iniziano e finiscono. Quelli che avranno mantenuto una routine, come dicevo l'altro giorno, quelli che avranno pensato a come gestire la situazione, quelli che avranno trovato nuove formule di lavoro e nuovi modi di allenarsi, continuando a mangiare in una certa maniera o ristrutturare il proprio lavoro, ne usciranno vincenti. Chi invece si sarà seduto sul divano, si sarà fatto, sarà diventato parte di quel pensiero depressivo che ci vogliono, che probabilmente anche ci vogliono generare, ok? Quindi si sarà fatto schiacciare da questa situazione, non ne uscirà bene né durante il periodo né successivamente quando le cose torneranno a funzionare come hanno sempre funzionato. Il mondo non si ferma per un virus, il mondo si ferma nel momento in cui mentalmente noi ci fermiamo e quindi vediamo le cose in una maniera negativa. È vero, non è positivo in questo momento, ma possiamo farlo diventare positivo. Come si fa? Beh, fondamentalmente esiste un concetto di cui non ho mai parlato, che è quello della gratitudine. La gratitudine è principalmente per esserci, per essere qui e essere vivi. Pensate che ci sono cose molto peggiori. Se avessi un cancro in questo momento, altro che starmene qui a parlare con voi. Penserei a sopravvivere o a quanto tempo mi è rimasto da vivere dal cancro. In fondo, come la maggior parte di voi, sto molto bene fisicamente e mentalmente, sono in grado di poter rielaborare la cosa ed eventualmente, come dicevamo prima, anche trarne un vantaggio. Magari non subito, ma se inizio a lavorare in una maniera diversa e a pensare alle cose in una maniera diversa, molto probabilmente non solo mi adatterò in itere, cioè nella situazione, durante la situazione, ma troverò anche, come vi dicevo prima, una maniera per gestire anche meglio le cose successivamente. Quindi siate grati di essere qui. Pensate che ogni cosa che succede è un'opportunità, non vi viene contro. La vita non viene mai contro, lasciare le cose arrivano per insegnarci qualcosa. Sta poi a voi decidere che tipo di insegnamento trarne e che tipo di conclusioni per migliorarvi. Ok? Quindi
lasciate perdere la depressione, non serve a niente. Deprimersi, continuare a pensare a quello che sta succedendo, al fatto che le aziende sono chiuse, troverò il lavoro, non lo troverò, eccetera, eccetera, non ci serve a niente, non sappiamo quanto durerà la cosa. Quello che sappiamo, sì, è che ognuno di noi può vederla in un modo o nell'altro, negativamente o positivamente. Vederla negativamente non serve a nessuno perché genera ulteriore frustrazione. Vederla positivamente e cominciare a cercare delle soluzioni, non per la crisi, ma alla nostra, alla vostra nuova vita, quello che state facendo in questo momento e a quello che andrete a fare, può essere qualcosa che in futuro vi porterà dei vantaggi. Quindi, tanto vi saluto, io sono sempre a vostra disposizione, cerco di fare dei video anche di questo tipo per aiutarvi e condividetelo, naturalmente se vi è piaciuto, e keep on pumping e ci vediamo al prossimo giro.